Benvenuti in Notturno Crime, l'appuntamento di rubrica notturna della domenica sera, dove trattiamo esclusivamente casi italiani. Questa sera vi parliamo di un fatto avvenuto sotto la luce del sole e sotto gli occhi di tutti. È il primo settembre del 2004, quindi facciamo un salto di 19 anni. Sigla! Siamo a Mazara del Vallo e ci troviamo a Trapani. Una bimba di 4 anni gioca davanti alla casa della nonna. Cosa che spesso accade, ma quel giorno succede qualcosa di diverso. Sì, qualcosa che la porterà via per sempre dalla sua famiglia, dai luoghi che conosce, dalle persone che ama. Da allora della piccola Denise Pipitone nessuno ha più notizie. L'ultima a vedere la bambina è la zia Giacoma, sorella della mamma di Denise, intorno alle 11:45 di quella stessa mattina. Dov'era la bambina? La piccola in quel momento era sul marciapiede, da sola, perché la zia aveva richiamato in casa il figlio per il pranzo. Al momento della sparizione, Piera Maggio, madre di Denise, stava frequentando un corso di informatica e verrà a conoscenza della scomparsa della figlia soltanto alle 12:30. Beh, non sono tanti minuti dopo. No. Un telegiornale locale trasmetterà la notizia intorno alle 14. E subito si verrà a sapere che la bambina risulta figlia di Tony Pipitone, sposato con Piera. Non è, invece, il vero padre biologico della piccola. Denise nasce il 26 di ottobre del 2000 dalla relazione tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Comunque, le ricerche inizieranno da subito e ci sarà un dettaglio particolare scoperto dai cani molecolari, ovvero quelli che riescono a percepire la presenza della persona che è scomparsa, di Denise in questo caso, proprio nei pressi dell'abitazione di un certo Gaspare Galeb. Chi è Gaspare? Gaspare è fidanzato con Jessica Pulizzi, che a questo punto Jessica è la figlia di Anna Corona e di Pietro Pulizzi, che come abbiamo appena detto è il padre biologico di Denise. In altre parole, il fidanzato della sorellastra di Denise. Sì, Caleb è praticamente il fidanzato. L'abitazione in questione è poco distante dallo stabile in cui Denise è stata vista per l'ultima volta proprio dalla zia Giacoma. Denise scompare esattamente da via Domenico Labruna, una traversa della più grande trafficata via Castagnola che conduce all'autostrada. Il nonno di Denise invece racconterà di un'auto di grossa cilindrata di colore bordeaux vista diverse volte, posteggiata sul marciapiede di casa con alla guida un giovane riccio bruno di 30-35 anni. C'era anche una donna alla guida, forse di una Ford Fiesta, vecchio modello. A questo proposito un testimone dirà che la donna il primo di settembre avrebbe colpito un marciapiede, ma che non si era fermata. Perché andava così di fretta? Verso la fine di settembre la procura della Repubblica di Mazara del Vallo controllerà ben 26 persone della città, quindi che sono considerate forse responsabili, coinvolte in questa scomparsa. Sì, e poi si controlleranno conti bancari, postali, depositi, ovvio. Insomma, tutto. Non si trascura nulla. E arriviamo ad ottobre, quando il procuratore sosterrà che la bambina è ancora a Mazara del Vallo e sarà possibile di certo ritrovarla, quindi dà una grande, grande speranza ai genitori della piccola. Sì, tuttavia ottobre passa. E di Denise ancora nessuna notizia. Gli inquirenti vagliano tutte le piste e vengono a sapere che un anno prima Piera Maggio, ovvero la madre della piccola, erano state squarciate le ruote dell'auto. Ma capita non troppo spesso, ma purtroppo sono situazioni che queste capitano. Pensano che sia correlato alla scomparsa della bambina? Prendono in considerazione tutto, ovviamente. Ma non finisce qui. Perché nello stesso anno, verso il mese di aprile, verrà dato alle fiamme il negozio proprio di erboristeria della sorella di Piera. Allora forse qui c'è qualcosa sotto. Sì, ci si chiede appunto se gli eventi possono essere correlati alla scomparsa della bambina. Sì. Tra le 26 persone controllate ci sono conoscenti e parenti che potevano in qualche modo avercela con la madre di Denise.
Piera o addirittura con tutta la famiglia. E siamo il 18 di ottobre del 2004, quando succederà una cosa davvero eclatante. Cosa capita? Capita che nel programma televisivo Chi l'ha visto, una guardia giurata impiegato in un istituto di vigilanza nota a Milano un gruppo di nomadi. E? Sì, il gruppo è composto da un uomo, da tre donne e da tre bambini. Uno di questi tre bambini ha il capo coperto dal cappuccio del giubbottino che sta indossando. Sì, pare che comunque quel giorno la temperatura fosse mite, dunque quell'abbigliamento non strettamente necessario. Ma quello che conta è che quella bambina sembra essere proprio Denise. La guardia chiamerà una volante a quel punto, tentando nel frattempo di intrattenere la bambina, e girerà anche un video con il suo cellulare della piccola. A quel punto i video verranno poi consegnati agli inquirenti. In uno di questi si sentirà una donna che dice a una bambina: Danas. E la bambina risponde: dove mi porti? In più la guardia giurata dirà di aver visto sulla guancia della piccola un graffio, che la mamma di Denise confermerà come graffio che la bambina si era fatta proprio in quel periodo di agosto. Comunque, di segnalazioni dopo questa di Milano ce ne saranno molte, ma purtroppo tutte infondate. Dunque si cercherà di dare un nome alla persona che è vicina alla bambina nel video, riconosciuta proprio come Denise dalla madre stessa, sì. Quindi figuriamoci. Certo è che Piera parlerà molto con la guardia giurata e riconoscerà anche molti atteggiamenti della bambina nei video. Quindi, quando la guardia giurata chiederà alla bambina che cosa le avesse potuto comprare, lei aveva risposto la pizza, che era una risposta tipica di Denise quando la mamma le chiedeva cosa volesse mangiare, che tenerezza. Comunque ad aprile 2005 Piera parte per Milano per verificare una segnalazione di una bambina rom insieme al procuratore di Marsala. E tanti saranno in questa storia gli appelli e i viaggi di Piera. Arriviamo 5 maggio del 2005, quando Jessica Pulizzi, ovvero la sorellastra di Denise, verrà indagata per concorso in sequestro di persona. Il movente viene subito identificato in due parole: astio e gelosia. Come abbiamo visto, Denise è figlia naturale di Piero Pulizzi, che aveva avuto una relazione extraconiugale proprio con Piera Maggio, la madre di Denise. Fra una segnalazione e l'altra si arriverà quasi a dicembre del 2007, quando Giuseppe Dassaro si accusa dell'occultamento del cadavere di Denise. Ma chi è questo Giuseppe Dassaro? Dassaro è reo confesso del delitto di Sabine Maccarone. Nel 2005 era uscito dal carcere per aver pagato la pena, ma accuserà la sua ex moglie, una certa Rosalba Pulizzi, sorella dunque di Piero Pulizzi, che è padre biologico della bambina, proprio di omicidio. Dassaro dichiarerà a questo punto che Denise sarebbe stata portata a Palermo, proprio in casa della donna che sarebbe poi morta per una dose eccessiva di tranquillanti. Nel marzo del 2007 avrebbe trasportato il corpo della piccola in un borsone su uno scooter e sarebbe arrivato fino a Trapani per gettare poi il borsone direttamente in mare. Dirà anche di averla vista viva però dopo il rapimento, non si capisce nulla alla fine. Comunque nessuna delle sue versioni sarà mai provata. Ah, ok. Insomma, non ci sono le prove che possano valorare questa sua tesi. Ok, e siamo quindi nel 2008. Verrà fatta una segnalazione da un campo nomadi greco sull'isola di Kos. La bambina pare che parli molto bene l'italiano, questa che viene segnalata. Tuttavia, anche in questo caso, dopo attente analisi, la pista risulterà infondata. Insomma, si vagliano tutte le segnalazioni possibili, per non lasciare ovviamente nulla al caso, però niente, tutte non conducono a nulla purtroppo. E arriviamo a questo punto all'ottobre del 2008 e ancora non c'è una pista concreta per trovare Denise. I RIS di Roma realizzano un invecchiamento di una foto di Denise per capire con il tempo che è trascorso che viso avrebbe a questo punto la bambina. Sì, a 8 anni. Una perizia nel 2009 verificherà un'utenza telefonica che nel 2004 aveva, come dire, effettuato strani movimenti proprio tra i giorni del 1 e il 2 settembre. Quei dati nel 2004 disponibili all'analisi, appena una settimana dopo la scomparsa di Denise, erano stati ritenuti però inattendibili. Perché? Perché sono tutte ipotesi che vagliano e non si riesce a capire da che parte andare. Dopo 5 anni però, periti di parte e il gestore addirittura della carta SIM
rovesceranno quel giudizio. Sì, insomma, sono tante le dinamiche che sono state anche trascurate, poi riprese. Ma invece sembra che c'è stata molta attenzione, invece no, hanno fatto un gran casino lo stesso. Comunque sono state vagliate diverse ipotesi nel corso degli anni. Mentre le indagini si susseguono ma senza esiti, Pietro Pulizzi, il padre biologico della bambina, si troverà ad affrontare un processo in cui lui stesso si costituisce parte civile contro Jessica Pulizzi, accusata di concorso in rapimento verso l'altra sua figlia, Denise. Arriviamo a novembre del 2009, ormai Denise è scomparsa da 5 anni. Jessica Pulizzi, ovvero la sorellastra di Denise, ora ha 22 anni e come abbiamo visto è coinvolta nelle indagini, ma non ancora è indagata ufficialmente, cioè dopo 5 anni non sono riusciti a indagarla, forse è il caso proprio di escluderla da queste indagini, no? Non è ancora indagata ufficialmente neanche Anna Corona, che è la madre di Jessica, ovvero ex moglie di Piero Pulizzi. Piero Pulizzi, vi faremo vedere le foto perché detti solo i nomi così sembra che non si capisca nulla. Piero Pulizzi è il padre biologico di Denise, sì, però che ha avuto la relazione extraconiugale con la, sì, con la madre. Ma ovviamente di sicuro con le foto sarà tutto molto più facile da riassumere. Piero Pulizzi dirà di aver parlato del rapimento di Denise con Jessica proprio dopo l'accaduto. Anna Corona dice invece di non rivolgerle la parola da ben 14 anni, proprio non si parlano più. Dunque, possiamo considerare Piero un testimone attendibile? Indagato insieme a Jessica ci sarà anche, come abbiamo visto all'inizio, il suo fidanzato Gaspare Galeb. Sì, il tunisino, che dovrà rispondere di false dichiarazioni date proprio al PM. Intercettazioni telefoniche del giorno della scomparsa della bambina mostrano Jessica, quindi sorellastra, e Anna, che è sua madre, dirsi a casa c'hai purtai, ovvero l'ho portata a casa. Comunque, il processo, atteso da 5 anni, viene rimandato perché Jessica Pulizzi non si presenterà in aula. Cioè, puoi non presentarti in aula dopo 5 sì, anni? Evidentemente sì. E poi l'avvocato difensore di Jessica si appellerà al fatto che Jessica, al momento dei fatti, era ancora minorenne. Dunque il caso non poteva essere discusso dal tribunale ordinario, ma da quello dei minori. Questo ha trovato un bel cavillo però, Il GIP tuttavia deciderà di non accogliere l'istanza, così nel gennaio del 2010 le prove a carico di Jessica Pulizzi trovano dei riscontri. Ritrovano? I nuovi, sì, se vanno avanti per quella strada probabilmente ci sono dei riscontri. I nuovi accertamenti vedranno protagonista la mamma di Jessica, che come abbiamo visto è Anna Corona. Tutto parte dalle intercettazioni telefoniche. Si scoprirà che la notte del rapimento il cellulare di Anna Corona si sposta da Mazara del Vallo a Palermo per poi ricomparire a Mazara del Vallo verso l'alba. Ora, a Palermo vive un soggetto legato a Pulizzi, il padre naturale di Denise. Dunque un collegamento nel viaggio di Anna durante la notte della scomparsa della piccola c'è a questo punto. Sì. Il segnale del cellulare della donna, infatti, risulterà a Carini e proprio qui abitano Giovanna D'Assaro e Antonino Cinà. Chi sono? Giovanna è la cugina di Jessica Pulizzi. Per capirci, Giovanna è figlia di Rosaria, ovvero la sorella di Piero Pulizzi. Insomma, sono in famiglia. Tra me, io con le parentele mi inizio a confondere, a capire più nulla. Andiamo dunque avanti. Anna e la famiglia hanno a che fare con la scomparsa di Denise? Bella domanda. Anna tuttavia quel giorno ha un alibi, era al lavoro in un albergo Mazara del Vallo, anche se su questa sua presenza ci saranno dei dubbi. Allora teniamone conto. Il dubbio più grande, oltre che ad alcuni testimoni che non ricordano di averla vista in giro, quindi magari non era a lavoro, c'è anche la firma di presenza che non torna. Cioè, quindi lei non ha timbrato il beige, praticamente il cartellino. Ebbene, la firma no, pare che ci sia proprio una firma. Ah, la firma. La firma di quel giorno sembra diversa dalle altre. Ah, si effettuerà a quel punto una perizia calligrafa. Uh-huh. E una collega, infatti, avrebbe potuto apporre la firma di Anna al posto della donna. Ecco. In teoria, quindi, Anna Corona, il giorno della scomparsa della piccola Denise, avrebbe lavorato dalle 7:30 del mattino fino alle 15:30 del pomeriggio. In teoria, però. Si scopre anche una casa di campagna che potrebbe essere stata la prigione di Denise. Si ritiene che lo stabile fosse a disposizione proprio di Giovanna D'Assaro e Antonino Cinà.
comunque parenti di Pulizzi. Cugini, sì. Giovanna, proprio la sorella di Giuseppe D'Assaro, quello che aveva detto agli inquirenti di aver occultato lui stesso il cadavere della piccola Denise. Perché l'ha detto? Cioè, io dico, la gente che fa le dichiarazioni e non è responsabile del fatto, non capisco perché fa perdere tempo agli inquirenti. Mania di protagonismo, può darsi. La causa sarà individuata sempre grazie alla perizia della parte civile della scheda SIM di Anna Corona. Tuttavia, lo stabile non sarà posto sotto sequestro, qui c'è una falla nel sistema. Esatto, perché quello era assolutamente da andare a verificare. Per effettuare perizie si chiamerà a questo punto Luciano Garofano, che abbiamo già nominato tante altre volte nelle nostre indagini, che è il bravissimo consulente tecnico del RIS, comandante del RIS di Parma all'epoca. Comunque, la struttura è priva di coperture, dunque è esposta praticamente a tutti gli agenti atmosferici del caso, quindi... E questo ovviamente non permetterà di trovare alcune tracce biologiche di Denise. E poi consideriamo anche che sono anche passati molti anni. Però abbiamo visto che se ci dovesse essere del DNA, di certo era comunque reperibile. Il problema è appunto la pioggia e tutta la mancata copertura. Sì. Comunque la procura va verso l'archiviazione delle indagini contro Anna Corona, Jessica Pulizzi, Giovanna D'Assaro e Antonino Cinà. Chi più ne ha più ne metta. Sì, insomma, pare proprio che non ci sia un indizio a loro carico. Dunque bisogna lasciarli perdere. Comunque il processo per la scomparsa della piccola Denise viene rinviato al 25 di maggio del 2010. La prima udienza si conclude con la richiesta della difesa di Jessica Pulizzi di spostare il procedimento ad un tribunale per i minori. Perché? Perché all'epoca dei fatti Jessica Pulizzi era minorenne. E poi verranno richiesti accertamenti tecnici sulla SIM di Anna Corona. Mamma mia, quanti accertamenti su SIM? Se ne sono fatti tantissimi. Le date da controllare, come sempre, sono quelle del primo e del 2 di settembre del 2004, che sono i giorni in cui la bambina è scomparsa. Comunque, si scava intorno anche al terreno della casa, ma per forza ormai a questo punto, ma per fortuna, diciamo, non si trova nulla. Almeno siamo certi che non è stata seppellita lì. Quello sì, è l'unica certezza. La seconda udienza incomincerà, come detto, il 25 maggio del 2010. Jessica, a questo punto, è in aula. Si è presentata questa volta, sì. Saranno ascoltati circa 300 testimoni, non ce ne sono 5, ce ne sono 300. Qualcosa verrà fuori di utile, no? Anche Anna, la madre, ricordiamo, è indagata per il sequestro di Denise, insieme a Giovanna D'Assaro e Antonio Cinà. Questi però hanno un altro procedimento. Ma insomma, che cosa è successo quel giorno in cui Denise si trovava da sola in strada? Quel giorno Piera porta i figli della madre per recarsi al corso di informatica, come abbiamo visto in quel periodo stava frequentando questo corso. Intorno alle 12.30 le arriva una telefonata proprio da parte di Piero Pulizzi, che è il padre biologico di Denise, che le dice che stanno cercando Denise. Quando Piera capisce bene che Denise non si trova lì nei dintorni, subito chiede a Piero di controllare dove sono sua moglie e sua figlia, ovvero Anna Corona e Jessica Pulizzi. Perché gli chiede di controllare loro due? Perché penserà subito a loro come principali responsabili della scomparsa della figlia. Forse quindi un sesto senso che da indagare. Ovviamente sa che Anna ce l'ha con lei perché è stata col marito, col suo marito. Sì. Che l'ha tradita, quindi sa anche delle ruote forate danneggiate, sa anche dell'incendio nell'erboristeria, insomma ci sono dei malumori tra queste due famiglie, chiamiamoli così. La madre di Denise racconta praticamente l'escalation di intimidazioni che hanno subito nel corso del tempo, quindi l'incendio tumoroso e via dicendo, e anche una serie di telefonate probabilmente minacciose. Certo. Piero racconterà di una conversazione avuta con Caleb, il fidanzato di Jessica Pulizzi, poco dopo la scomparsa di Denise. E cosa si dicono in questa telefonata? Quando chiederà Caleb se ci fosse un coinvolgimento di Jessica nel rapimento di Denise, lui farà cenno di sì con il capo. Quindi, insomma, non è un complice allora se dichiara questa cosa importante come dichiarazione. Non è una dichiarazione, un cenno. Non importa il cenno d'assenso, è importante lo stesso. Nella terza udienza verranno ridiscusse tutte queste cose e la corte si aggiornerà. Così si arriva a giugno del 2010. I primi dati del perito del tribunale confermano alcune cose, come ad esempio che Anna Corona riceve SMS e anche una telefonata proprio a Mazzara del Vallo. Poi il contendere invece
sta negli spostamenti di Anna. In questo caso il perito non fornisce chiarimenti utili sulla posizione della donna, anzi afferma addirittura che non è possibile stabilirne la posizione corretta. Ma insomma, era lì Anna oppure no? Il processo sarà rinviato ancora una volta al 20 di dicembre e verranno ascoltati anche gli altri 4 testimoni previsti nella 5ª udienza. Sarà quindi sentito anche l'ex marito di Piera Maggio, Toni Pepitone. La 6ª udienza, siamo arrivati già alla 6ª, comincia con la testimonianza di Fiorella, figlia di Giacomo Maggio, che è la sorella di Piera. La mattina del 1 di settembre del 2004 il marito, Agostino Galici, era arrivato a casa con Denise verso le 10:20. Poi cos'era poi successo? Poi verso le 11 erano scesi dalla nonna, come abbiamo visto, Francesca Randazzo, che si troverà in compagnia con la piccola quella mattina. Insomma, tra le varie testimonianze, gli eventi coincidono quasi sempre. Siamo a fine gennaio del 2011, quando il processo riprenderà. Sarà sentita anche la sorella di Piera, che è ovviamente la madre di Denise, e anche lei ricorderà precisamente l'incendio all'erboristeria. Insomma, questo incendio è confermato, non c'è nulla, perché ci dobbiamo soffermare sull'incendio? Perché stanno cercando un possibile movente. Ma c'è già, l'abbiamo già visto. In aula il perito punterà l'attenzione su una registrazione che è avvenuta tra Anna e Jessica, ovvero madre e figlia. Jessica parlerà di una somiglianza tra lei e la Piccirida e dopo pochi altri passaggi precisa. Io a casa c'ha portai. Scusate l'accento. Io a casa gliel'ho portata. In aula a testimoniare ci sarà anche il padre di Piera, Vito. L'uomo racconterà che un giorno Anna Corona lo avrebbe fermato per strada mostrandogli una foto di Denise, dicendogli che gliela avrebbe fatta pagare. L'episodio però risale a 3 mesi prima dal sequestro di Denise. Però comunque è importante segnalarlo, sì, perché vuol dire allora che non ha accettato il tradimento. Il test ricorderà anche che tempo addietro Anna Corona gli aveva detto che il suo matrimonio con Piero Pulizzi era finito proprio a causa di Piera. Sì. E che se li avesse visti insieme avrebbe saputo cosa fare. Queste affermazioni possono essere considerate un movente? In altre testimonianze invece verrà fuori che dopo essere stata rapita e prima di essere trasferita a Palermo, la bambina era stata portata al ristorante Lo Squalo. A dirglielo sempre la moglie, Rosalba Pulizzi. Nel ristorante, di proprietà di una zia della sua ex moglie e quindi parente anche di Jessica Pulizzi, che parentele giri nonni. La bambina sarebbe quindi stata nascosta lì in quel ristorante fino a tarda notte. Poi sarà ascoltata come testimonianza anche il carrozziere, la cui officina è a solo 100 metri, insomma, dal luogo in cui è scomparsa la bambina, e che aveva visto un'auto proprio fuggire. Una Ford Fiesta, pare, guidata da una donna che era andata a sbattere proprio sul marciapiede, quindi è per questo che se la ricorda, battuto sul marciapiede. Intorno a settembre 2012 si evincerà che Jessica Pulizzi, ovvero la sorellastra di Denise, la mattina del 1 settembre 2004 sarebbe stata nella zona in cui è sparita proprio Denise. E quanto emergerà dalle testimonianze rese in tribunale da Alice Pulizzi, sorella minore di Jessica. Pare dunque che Anna e Jessica si ritrovino proprio spesso in prossimità dei luoghi in cui è scomparsa la bambina. Dunque, dobbiamo per forza chiederci, è solo coincidenza? Arriviamo a dicembre, sempre dello stesso anno, quando ci saranno divergenze tra i tanti periti su importanti intercettazioni effettuate sia nell'abitazione di Jessica che nella stanza del commissariato a Mazara. Sì, perché questa è addirittura avvenuta l'11 settembre 2004. La sorellastra di Denise, dunque Jessica, e la madre di Jessica, Anna Corona, attendevano in quel momento di essere interrogate. In commissariato si sentirebbe Jessica che, parlando con l'allora fidanzato Caleb, l'abbiamo già visto, gli dice non glielo avrebbe detto dove l'aveva messa, mentre la madre avrebbe sussurrato che comunque la bambina era scivolata. Insomma, sono intercettazioni importanti queste. Dunque, uno dei tanti interrogatori a Jessica, in cui le verrà chiesto se era stata lei
a prendere la piccola, lei continuerà a sostenere che no, non lo ha fatto. Peccato? Peccato però che non ricorda bene dove si trovasse tra le 11 e le 12:30 di quel benedetto 1 settembre del 2004. Arriviamo ormai al 2013. Nella nuova udienza i difensori di Jessica chiameranno a testimoniare una donna mazzarese che dichiarerà che una zingara nel 2000 aveva tentato di sequestrare sua figlia, che all'epoca aveva soltanto 3 anni. Siamo forse quindi davanti a un tentativo di depistaggio? Oppure c'erano davvero in giro questi zingari che portavano via i bambini? Sì. Citato dalla difesa dell'imputata, verrà ascoltato anche Felice Grieco. Ve lo ricordate? La guardia giurata che il 18 di ottobre del 2004 a Milano aveva visto e filmato con il suo cellulare quella bimba che sembrava essere Denise, che aveva la testolina coperta dal cappuccetto della maglia della giacca. Pare che l'uomo avesse chiesto aiuto al 113 e l'autorizzazione ovviamente a trattenere la piccola, ma sembra che questi gli abbia impedito di intervenire. Pensa se in quel momento quell'uomo avesse potuto fermare quella bambina, magari tutta questa vicenda non sarebbe più esistita. Sì, ricorderà ancora il fatto che avesse chiesto alla bambina che cosa volesse mangiare e lei le avesse risposto alla pizza. La pizza, ma che tenerezza. Però pensa anche alla frustrazione dell'uomo che sa che questo caso, purtroppo, come sappiamo tutti, non è stato risolto e lui era lì. È stato a un soffio forse da Denise. Voi credete che quella bimba fosse proprio Denise? La polizia arriverà mezz'ora dopo la segnalazione dell'uomo. Troppo tardi. Nel corso dell'udienza parlerà anche il maggiore Claudio Del Ris di Roma, incaricato dalla procura di esaminare delle intercettazioni ambientali e telefoniche, quelle che fregano sempre tutti, del maggio del 2006. In questa si sentirebbero 3 voci femminili, tra le quali appunto Jessica Pulizzi e quella di una sua amica. Ecco. L'ufficiale tuttavia preciserà che non sapeva in effetti se si trattava proprio di Jessica Pulizzi o di un'altra che poteva avere insomma la sua voce. O un'omonima forse. Esatto. Anche comunque se la voce era molto simile a quella di Jessica, però se non c'è la certezza tanto vale. 2 medici poi smentiranno Jessica Pulizzi quando aveva detto di essersi recata per una visita ginecologica all'ospedale. Sì, quello è molto verificabile insomma. Infatti non ci sarà traccia di quelle visite. Ed era impossibile che non fossero state registrate. Dunque, comunque Jessica ha fornito un alibi che non è reale. I giudici del tribunale di Marsala, alla fine, non faranno che altro che assolvere Jessica Pulizzi. Perché non ci sono alla fine delle prove concrete che possano collegarla al caso. E condanneranno 2 anni invece il fidanzato, l'ex fidanzato a questo punto, Galeb, per false dichiarazioni. Sì, solo per quello, non possono fare altro. E siamo al 18 di aprile del 2014, quando iniziano davanti alla Corte di Appello di Palermo il processo di secondo grado per la scomparsa della piccola. Assenti di nuovo, ancora una volta, gli imputati, che sono Jessica Pulizzi e Gasparre Galeb, fidanzato, accusato di false dichiarazioni. È tanto si è preso 2 anni, come abbiamo visto. Comunque le indagini non si fermano, vengono controllati i verbali, riascoltate teste, insomma, non si lascia nulla al caso, si continua a insistere sempre anche sulle stesse dinamiche, perché forse non sono poi tanto non chiare. Non sono così chiare. Ormai praticamente sono 10 anni che Denise è scomparsa e siamo il 1 settembre del 2014. Il processo continua, ma ancora ci sono molti punti da chiarire, soprattutto nelle intercettazioni. Una di queste era molto disturbata, così obietterà la difesa di Jessica Pulizzi e dunque non utilizzabile. I giudici dunque disporranno che venga riascoltata e trascritta da un collegio di periti. Sta per finire anche il 2015, quando verranno confermate l'assoluzione di Jessica Pulizzi. Sì, avete capito bene. Dopo tanto Jessica viene prosciolta completamente dalle accuse e prescritto invece reato contestato all'ex fidanzato Galeb, imputato di false dichiarazioni. In altre parole, che cosa stiamo dicendo? Che i due non c'entrano proprio nulla con la scomparsa della piccola Denise. Il 2015 comunque passa con mitomani e false notizie, fino ad arrivare ad una ragazza che risponde all'appello di Piera, la mamma.
su Facebook, sì, questa volta su Facebook. I tempi sono cambiati, quindi ci sono altri mezzi con cui si può anche comunicare. E questa ragazza scriverà di essere proprio lei, Denise. Purtroppo si scoprirà che la ragazza stava solo scherzando e la famiglia si scuserà. Non si fanno scherzi di questo tipo, sono terribili. Verrà comunque fatto un test del DNA, a questo punto è meglio essere sicuri al 100%, ma ovviamente questo darà esito negativo. È l'aprile del 2017 quando Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise, viene definitivamente assolta dall'accusa di rapimento. E arriviamo al 2021, quando si fa il confronto con il gruppo sanguigno di Olesia, una ragazza russa che crede di essere Denise. Però purtroppo neanche Olesia è Denise. Comunque, dopo la ragazza russa, ne arriva un'altra, questa volta di origine rumena, segnalata proprio come Denise da un conoscente. Ma anche questa risulta essere un buco nell'acqua e noi diciamo per fortuna che c'è l'esame del DNA dove non si può sbagliare, perché altrimenti con tutte queste Denise che si sono presentate alla fine. Nel 2021 accadrà una cosa particolare. Che cosa accade? La PM di Marsala, Maria Angioni, che aveva indagato proprio sulla scomparsa di Denise, verrà indagata lei stessa, sì, per false dichiarazioni al pubblico ministero della stessa procura di Marsala. Sempre nel 2021 la procura chiederà l'archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, tizio visto su uno scooter con la bambina il giorno della scomparsa. Insomma, si è messo dentro di tutto, dentro tutti, però man mano adesso... Al 23 di dicembre del 2021 inizia il processo all'ex PM, ma ci andava anche l'ex PM a incasinare la faccenda. Già c'è tanto un casino, parenti che non si capisce nulla, conoscenti, donnine, ragazze che si credono Denise, anche il PM ci andava. Abbiamo fatto un bel calderone di tutto. Ad oggi la donna si trova ancora imputata davanti al tribunale di Marsala per reato e diffamazione. Sì, ma a noi non ci interessa tanto sul caso di Denise che questa è stata imputata, no? Beh, certo, possiamo che se lavori su un caso e non vieni considerata una persona attendibile nella tua professione, magari puoi aver dichiarato anche qualcosa che non era giusto. Magari hai coperto qualcuno? Si presume che possa aver coperto qualcuno nelle dichiarazioni? Si deve presumere tutto. Ok. Piera Maggio ha chiesto poco tempo fa di parlare con la Premier Meloni. Ma cosa fa? Può far qualcosa? Speriamo. Ce lo auguriamo. Insomma, chiamiamo chiunque possa aiutare nel trovare questa ragazza. Ormai quanto avrebbe Denise? 20 anni? Circa 20 anni. Comunque, a questo punto l'unica speranza e che esca qualcosa dal processo Angioni. Cioè quindi dall'ex PM? Sì. Che forse potrebbe aver coperto qualcuno, forse no, non lo sappiamo. Come abbiamo ipotizzato, speriamolo a questo punto, che abbia davvero coperto qualcuno, che ci possa dire qualcosa. Come abbiamo già visto in tutte le nostre indagini, c'è chi reagisce al dolore in modo diverso. C'è anche chi sembra non essere neanche toccato da un fatto importante, invece poi risulta essere del tutto coinvolto. Insomma, è un discorso molto molto soggettivo. Poi c'è chi come Piera che da 20 anni cerca la propria figlia sperando ovviamente che possa essere ancora viva. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche questa sera. Dopo tanti anni ci sono ancora tanti dubbi e nessuna certezza su questo caso. Fateci sapere ovviamente qual è la vostra opinione. Secondo voi dov'è Denise oggi? Noi vi diamo appuntamento per il prossimo Notturno Crime. Quando sarà? Sempre domenica alle ore 21. Non mancate. Ragazzi, grazie di averci seguito fino a qui. Le crime chiudono e sempre vi ricordano, occhio alle stranezze. Alla prossima!